Grazie ad un'iniziativa promossa dal Comune di Somma Campagna e da Slow Food Garda Veronese, ogni prima domenica del mese al Mercato della Terra di Somma Campagna i consumatori possono acquistare direttamente dai produttori del territorio. Ci serviva del pane, cosa ci propone? Abbiamo un unico tipo di pane che è integrale, con farine macinate a pietra da un miscuglio in campo di più di 20 tipi di frumento tenero. Ovviamente è biologico e si usa il lievito madre nella panificazione. La mia azienda si trova a Villa Bartolomea, che è l'ultimo comune a sud della provincia di Verona. E è un'azienda agricola che ho preso in mano nel 2012 e abbiamo iniziato proprio con una conversione al biologico. Era un'azienda agricola convenzionale, una conversione al biologico iniziata con un impianto di riforestazione di alberi. Abbiamo piantato 10 ettari su 30 di boschi e siepi per creare il contesto per fare l'agricoltura biologica. Da lì poi siamo andati alla ricerca dei semi giusti, abbiamo trovato questi grani antichi. Abbiamo un'azienda conduzione familiare di totale 30 ettari, di cui 10 riforestati e una quindicina coltivati. Grazie mille, ciao, buona giornata. Grazie, ciao, buon lavoro. Produzione. Tutte di nostra produzione, tutte bio, signore. Siamo bio da marzo 2018 e prima i 3 anni di conversione. Allora, mi servirebbero mezzo chilo di zucchine, un chilo di piselli, mezzo chilo di asparagi e una cipolla dorata, per favore. Benissimo. Grazie. I produttori che troviamo al mercato della terra di Somma Campagna sono stati selezionati da Slow Food Garda Veronese e rappresentano circa 50 piccoli produttori dell'area di prossimità, un raggio di 50 km intorno a questo luogo. Ognuno di loro viene scelto in base alle loro caratteristiche e rispondenza nei criteri di Slow Food, che sono il buono, il pulito e giusto. Zafferano puro di montagna. Scegliendo di venderlo in fili e non polverizzato, uno vede esattamente cosa c'è dentro. È prodotto puro, non ci sono impurità dentro, non ci sono residui floreali o di terra. Il fatto di essere questo in montagna dà delle... Montagna dà delle caratteristiche un po' più particolari, ma caratteristiche dovute al terreno e al clima in cui cresce. Diciamo che in montagna il fiore e di conseguenza lo stimma tendono ad essere leggermente più piccoli rispetto alle coltivazioni di bassa quota in pianura, ma hanno una qualità leggermente maggiore perché il prodotto dentro è più concentrato. Somma Campagna è un territorio fortemente legato all'agricoltura e all'agricoltura di qualità. Abbiamo il vantaggio di essere in un luogo facilmente raggiungibile, a 15 km dal lago, a una quindicina di chilometri da Verona, dove transitano numerosi turisti. Abbiamo anche l'uscita del casello autostradale, quindi è facilmente raggiungibile questo mercato, che si svolge tutte le prime domeniche del mese in questo contesto di Piazza della Repubblica. La scelta di Slow Food è stata un po' naturale. Con loro abbiamo costruito il presidio Slow Food del Broccoletto di Custozza e da lì è nata l'idea di valorizzare il nostro centro storico attraverso un mercato, quello di Slow Food, i mercati della terra, che tanto successo sta avendo sul nostro territorio. L'azienda è biologica, vero? È assolutamente biologica, dal periodo del 1998-2000, quindi un pochino d'anni, però a fare il riso siamo partiti un pochino tardi. È una cultura che abbiamo affrontato in un secondo momento. All'inizio si faceva semplicemente dei cereali, che adesso continuiamo, sono fondamentali nelle rotazioni insieme alle leguminacee. Il riso l'abbiamo affrontato all'inizio un po' come scherzo, visto che siamo nella zona di produzione del riso appunto molto rinomata in Italia, la seconda dopo Vercelli e Pavia. Abbiamo due varietà, il Vialone Nano, che è dalla zona da cui arriviamo noi vicino a Isola della Scala, e il Carnaroli. Sono due tipologie molto diverse. Parliamo di un semifino col vialone, quindi un chicco che rimane un pochino tondo e corto ed è molto cremoso per risotti proprio tipici della nostra tradizione tra Mantova e Verona. Il Carnaroli invece è un chicco un pochino allungato che rilascia pochissimo amido e quindi è perfetto per fare dei risotti all'onda oppure delle insalate di riso. Grazie, buon lavoro.
Slow Food è un'associazione internazionale, nasce nell'86 in Italia e oggi presente in 160 paesi del mondo. È una rete globale di comunità locali e tra le varie comunità e i vari progetti c'è il mercato della terra. Il mercato della terra è un momento di aggregazione comunitario, appunto, dove i piccoli produttori possono interagire e vendere direttamente ai consumatori. Un consumatore che a noi piace chiamare coproduttore proprio perché è un consumatore più consapevole e più attento. I mercati della terra sono circa 70 in tutto il mondo, di cui 38 in Italia, quindi questo fa sì che i piccoli produttori possano mettersi in rete con i piccoli produttori di tutto il mondo. Abbiamo due colori perché sono due razze diverse. La livornese bianca fa l'uovo bianca, mentre la modenese rossa fa l'uovo rosso. Quindi la razza dà il colore al guscio, mentre quello che mangiano cambierebbe dentro. Questa in verità mangia le stesse cose perché sono tutte allevate in modo biologico, fuori al pascolo. Noi cerchiamo di preservare le biodiversità e per quello teniamo più razze insieme. Da dove venite esattamente? Siamo a Bosco di Sona. Poi ho visto che hai anche dei brodi, mi servirebbero un paio di litri di brodo di anatra. Ecco qua, il brodo praticamente lo facciamo con le nostre anatre che vivono fuori al pascolo. La cosa importantissima è che è naturale, vero? Cioè acqua, anatra, carota, senano, cipolla e un po' di sale, basta. Non è assolutamente come i brodi pronti che trovate, che di solito negli ingredienti trovate acqua, sale e tutto quello che segue dopo è sempre meno del sale, quindi capite bene che non c'è mai la carne, in poche parole, sempre estratti di carne, aroma di carne. Invece questo qua è proprio carne, poi carne nostrana che vive fuori al pascolo, quindi contiene un sacco di nutrienti in più, non è solo gustoso, è proprio sano. Allora, mi servirebbe un pezzo di monte stagionato 12 mesi e poi vedo che hai anche il 24 mesi, un pezzettino anche di quello. Ok. Noi siamo a Custozza, abbiamo un'azienda agricola di mucche da latte, una parte del latte lo trasformiamo in formaggi, gelati, yogurt, latte pastorizzato. Coltivare e custodire l'ambiente secondo criteri di sostenibilità significa voler bene alla terra.